Sì, pronto, vai, sei in diretta. Ciao, è da un po' di tempo che la notte non riesco a dormire. Non so se è l'insonnia o semplicemente un pizzico di rabbia. Rabbia, Vittorio. Non ci si capisce più niente. Oh, la gente sta veramente fuori. Meno male che ci siete voi a farmi compagnia. Grandi. Grande tu. Pronto? Pronto, sì, vai, sei in diretta. Tanto ciao, no, niente. Volevo dire che di recente sono stato a Parigi e Barcellona, no? Ma lì è un altro pianeta, raga. Quella metro ci vai dappertutto. È pieno di parcheggi, dei sotterranei. In scena macchina in doppia fila. Magari fosse così anche per Roma. Pronto? Vai. Salve, no, volevo chiedere soltanto una cosa. Dimmi. Io ho prenotato da poco un last minute per il Kenya. Ma che dite? Il Papa secondo me ti offende se porti preservativi. Vai con la prossima. E delle pizzerie? Delle pizzerie ne vogliamo parlare? Vai, parlaci delle pizzerie. L'altra sera sono andato a mangiare la pizza. E lo sapete quanto ho speso? Quanto hai speso? 25€. 25€. Mi hanno portato un antipasto con i piatti quadrati. Cioè, alla fine mi stai a portare una bruschetta in supplì con i piatti quadrati. E manco fossero ostriche. Piatti quadrati e sciccheria. Ma da che te la metti? Ma stattano a casa, no? Mi devi da dire. Che senso c'hanno a mangiare una pizza tutte le settimane? Io per dire esco una volta all'anno. Ma me la mangio una bella bistecca argentina erta da 2 kg. Bella arsacco accondita con una spruzzata d'olio buono. Non me lo porto da casa. Quello buono, però. Altro che capricciosa con l'olive mosce e il carciofo sott'olio. 06 20 30 51, questi non sono i numeri dell'otto, ma quelli che dovete fare per entrare in diretta con noi qui sulla frequenza 81.9 Live Radio. Forza ragazzi, questo è il vostro spazio. Pronto? Pronto? Sì, dici ciao. La tua. Ti chiamo da Via Veneto. Vai. Ho staccato adesso, io faccio il cameriere. Ah, il cameriere. Niente, volevo dire che qua è tutta una desolazione. Cioè, una volta, che so, qui c'era la dolce vita, giravi e c'erano paparazzi dovunque. Magari incontravi la Hayward, Clark Gable, oh. Adesso se vai nei locali, chi trovi? I tronisti, quelli d'Amici, quelli di Ballando, ma chi sono quelli? Guarda, proprio non te lo saprei dire. Dal rock italiano dei Controverso passiamo alle atmosfere più bollenti e vibranti dei Red Stripes con Mr. Politician. Vai, sei in linea. Ma levamo ste catacombe e fammici passare i treni. Fanno la morale, tanti soldi pubblici pure per le macchine. Così c'è manca alternativa. Da TL, bollino blu, strisce blu, euro 4. Tanto si sa che c'è un programmazione all'euro 12. Mi pare che è diventato come il computer. Ogni 2 anni tu lo devi rifare. Ma come? Antichi romani progettavano e costruivano acquedotti che ancora se studiano. E noi non riusciamo a fare un'altra linea di metro. A ridicoli! Buoni, state buoni. Ciao, sono quello di prima. Dimmi. Senti, io per quanto riguarda la politica, diciamo che ho sempre dato la precedenza a sinistra. Solo che siamo in una fase, che ne so, hai presente come quando in prima elementare scrivi con la sinistra, arriva la maestra e ti dice no, con la destra si scrive. C'è proprio pronto? Ragione. Pronto? So io? Sì, sei te, dimmi, dici tu. Ma siete ridicoli, ancora con sta destra e sta sinistra. Destra, ma sì. Non lo sapete che le ideologie sono morte? Ormai è tutto un teatrino. Come quando porto Michel Giannicolo a vedere Pulcinella. Sono sempre le stesse maschere, dicono sempre le stesse cose. La politica adesso è diventata un programma televisivo, come il Che Se Fatto, l'isola dei famosi. Devi da fare referendum e fammolo per televoto, no? Così famo prima e sarà risparmia pure. Sarebbe una buona idea. Il fatto è che deve nascere un nuovo pensatore. Abbiamo bisogno di una nuova idea. E quale sarebbe, scusa? E che ne so io? Faccio il meccanico. Al massimo posso inventare un nuovo spinteroggio. Che sarà, chi lo sa, chi lo sa. Che sarà. Sono Claudia da Roma. Vai, Claudia. Senti, ti volevo dire una cosa. No, ascolta, no, perché è importante. Sai, tante volte dicono vado a vivere da solo, ma mi spieghi come fai se devi spendere 500 euro per una camera che più che una camera è un loculo? E poi che faccio? Vado a mangiare alla Caritas? Pure se una casa ce l'hai, ci devi mettere la luce, il gas, l'immondizia. Facciamo pure che il telefono è un bene di lusso. Tu cominci tutti i mesi da meno 300 e che questo è un paese civile? Per niente, infatti. Qui ci salviamo solo se torniamo a zappare la terra. Io sinceramente spero che la crisi azzeri tutto. Parliamo di precarietà senza renderci conto che in fondo lavoriamo per le stronzate. Qui non si lavora più per mangiare, ma per ricaricare i telefoni. Oh, ma basta con sto mito del posto fisso. Tutti che pensano solo alla casa, al matrimonio, al futuro. Ma scatenate la bestia che muore. E l'ho già fatto per te, amico mio, con il nuovo brano dall'hip hop romano Bestie Rare, cantano Precario. Oltre il muro.
la realtà. Che sarà, chi lo sa, aggrappati a qualche chance. 06 23 251, questi non sono i numeri dell'automa, quindi per entrare in diretta con noi dice la vostra ragazza su Live Radio Frequenza 81.9. Ciao, ascolto tutte le notti, oggi è la prima volta che sono uscito a Pialina, perché vedevo dire una cosa. Dimmi tutto. Cioè tu te fai il mazzo, 5 anni, si te va bene a università, poi 2-3 anni di stage full time sottopagato, poi 3-4 anni di contratti CCC, non si sa nemmeno come cazzo si chiamano. Poi che succede? Arriva pure la crisi e te licenziano. Bella la vita, eh? Bella, bellissima. Non ci crederai, io sono stata a lavorare per un ingegnere e dopo quello, invece di pagarmi, sapete cosa mi ha detto? Tieni, ti lascio le chiavi di casa mia o Vindoli. No, ma senti, non è finita qui. Il bello è che è riuscito pure a dirmi: tanto io da lunedì al venerdì non ci vado. Allora, cioè, è come se non ti prevedi niente. Cioè, è come se non mi stai dando nulla. Sono contrario. Pronto? Che sto in diretta? Posso dire una cosa? Io capisco che molti studenti hanno i loro problemi, le loro difficoltà, ma non capisco perché prima di iscriversi all'università fanno tutti gli eroi. Dicono: io studio solo per cultura personale. La verità è un'altra, che qui vanno fa tutti i manager e i professori e nessuno c'ha più voglia di affettare la mortadella. Scusate, posso dire una cosa? Vai, dici tutto. La colpa è nostra. E certo. E lunedì parliamo di calcio. E il martedì chi vince ad Amici. Il mercoledì chi ha trombato al Grande Fratello. Ma sta televisione ci rappresenta veramente. O mi domando se siamo noi che siamo diventati come la televisione. Sì, spendiamo pure i soldi per far vincere il Grande Fratello a un rock. Però dopo sbroccavo al primo straniero che ci passa davanti. Che paese tollerante, eh? Del resto, io non c'ho niente contro gli stranieri, certo. Certo, eccezione dei zingari, rumeni, marocchini, bengalesi, arabi. Anzi no, arabi no, perché fanno bene il kebab. No come i turchi che riempono di cipolla. Ma te rendi conto? E volevo aggiungere questo, che l'ignoranza dilaga ovunque. Tutti che comprano SUV con le rate da Findomestic e poi li vedi in fila a fare la spesa al discount. Un figlio costa troppo. Poi diciamo ai nostri cani: vieni da mamma e da papà. Abbiamo i genitori e amici. Abbiamo le donne come la De Filippi che girano con jeans strappate invece di fare le nonne o le mamme. In Italia non esiste la fila, ma la laterale. L'importante è passarti avanti. Abbiamo 5 regioni in mano alla mafia, ma l'importante è fare le missioni di pace. Vediamo giustizia alla TV sapendo che giustizia non ci sarà mai. Abbiamo cambiato i nostri nomi: Gianci 85, Zanza 68, Chicca 71. I miei amici si chiamavano Danilo, Giacomo e Alessio. Il futuro è dei giovani, dei nostri figli. Cosa importa che vita faranno? Se avranno mai un lavoro? Speriamo che la loro scuola non gli crolli in testa. Ma l'importante in fondo è mandarli con lo zaino delle Wiz. E anche per questa notte era l'ultimo intervento, ragazzi, ma ci vediamo domani, sempre con le vostre telefonate, sempre qui, stessa ora, stessa radio, ricordando che noi siamo quello che possiamo essere. Siamo come il vento, spinti da una forza senza tempo. Siamo come il mare, vogliamo andare, venire per capire. Siamo immensi, persi, mossi da istinti repressi. Siamo passi lenti, passi falsi, passi avanti e indietro. Siamo contro e siamo assieme, lune piene, notti di pene. Schiavi di sentimenti, tradimenti, commenti belli e brutti. Strapazzi di vita senza una meta. Siamo stelle che guardano un pianeta con gli occhi pieni di gioia. Siamo indifferenza, pazienza, desideri pieni di speranza, nuvole di fumo che si perdono nel cielo. Siamo teveri, navighi, senne da lupi. Scorriamo in mezzo alle città con i nostri dubbi. Siamo padri e figli, madri e mogli, fogli bianchi da riempire. Siamo neve che si scioglie al sole. Siamo inizio e siamo fine. Siamo fame di sapere, siamo bravi a cadere, ma non ci sappiamo rialzare. Siamo niente senza amore. Siamo brandelli di cuore sparsi per il mondo, lettere e numeri in cerca di una posizione. Siamo il torto e la ragione. Siamo molto più di quello che pensiamo. E senza un senso noi corriamo. Noi corriamo.
secondo me corriamo per vizio, colpa dei girini e di quella corsa che neanche era ancora l'inizio. Pensandoci al mondo è bizzarro, la vita poi è quella che vuoi. Io non so se ci sta qualcun altro, però qui vedo soltanto noi. Sì, noi e tutti i giorni in cui pensi che mondo fottuto, e che forse a saperlo prima mai e poi mai ci saresti venuto. Ma un cappio al collo non lo voglio, sospesi ma in fuga da cosa? Corri che chi corre tanto di sicuro prima o poi si riposa. La vita è una sposa curiosa, è sempre comunque sei quello che è lei. Tu guardala come vuoi e lei vedrà te con gli stessi occhi tuoi. Siamo tutto e niente, individuo e gente, con un viaggio in mano ed un altro in mente, in tranquillità oppure selvaggiamente, trasportati dalla corrente, incontro tendenze irrazionali, passi con il cuore aperto, un'altra volta neanche morto, e poi ci ricaschi puntualmente come un pollo. Che cosa resta? Che tu me la chiami vita questa, io mi affaccio e guardo intorno, se ho davanti una finestra vista mondo.